Carlo Alberto Pratesi, docente di economia e gestione dell'impresa Roma 3, ma soprattutto uno degli ideatori insieme a Paolo Merialdo e Augusto Coppola di Innovation Lab. Com'è nato questo progetto? L'idea è nata diversi anni fa, ma non tantissimo, attorno al 2010, quando dopo una serie di viaggi all'estero ho cercato di capire come le università straniere insegnavano agli studenti il tema dell'innovazione e soprattutto dell'imprenditorialità, perché un problema grande che hanno le università e non solo quelle di economia è che sono, diciamo, state progettate per produrre professionalità che oggi spesso non trovano più uno sbocco di lavoro. Pensiamo semplicemente al tema dei manager o dei dipendenti per le aziende, e quindi uno degli sbocchi invece per i laureati dovrebbe essere proprio quello di crearsi la propria impresa o perlomeno uno degli sbocchi professionali. E come si insegna a fare impresa e come si danno alle persone gli stimoli e l'entusiasmo di voler mettersi in gioco? Bene, Innovation Lab è nato un pochino da questo tipo di obiettivo, e quello che abbiamo scoperto è che il modo migliore per avere persone motivate innanzitutto è fare lavorare in gruppo, in team, e la cosa importante è che il team non deve essere fatto da studenti o da persone simili o che già si conoscono. Quindi abbiamo chiesto agli studenti di lavorare insieme agli studenti di ingegneria, insieme a quelli di economia, a quelli di giurisprudenza, creando dei gruppi multidisciplinari e farsi venire un'idea da presentare agli azionisti. Ecco, Innovation Lab è un po' questo: prendiamo studenti dalle loro aule, dove ancora non sanno nulla né di impresa né di startup, li spingiamo a farsi venire un'idea e poi li aiutiamo, gli spieghiamo come questa idea può essere presentata agli investitori. La giornata di oggi, che è la finale, i migliori 7 gruppi, anzi i migliori 8 gruppi, stanno presentando le loro idee in 7 minuti a una platea di investitori. Quelli che vinceranno avranno la possibilità di realizzare realmente la loro impresa. Un progetto nato nel 2011, quali sono i suoi punti di forza e quali i suoi obiettivi? Punto di forza è il fatto che non ha nessun altro modello simile al mondo, secondo noi, proprio perché è nato dentro un'università, che è l'Università di Roma 3, ma da subito si è aperto agli altri atenei, per cui possono partecipare al programma studenti di qualunque università, qualunque ateneo, qualunque facoltà. Questa grande interdisciplinarità gli dà una grande forza e la possibilità di espandersi, come è già successo in altre regioni, per esempio nel Trentino, in Puglia o in Emilia, dove abbiamo fatto dei percorsi analoghi. Quello che a noi piace è cambiare un po' la mentalità dei giovani. Noi diciamo che non produciamo idee o start-up, ma produciamo dei ragazzi che con la loro mentalità sono diventati innovatori, hanno quindi capito che dipende da loro la possibilità di successo e non da qualcun altro che gli offrirà magari un posto di lavoro che difficilmente arriverà nei prossimi anni. Oggi la finale nazionale qui al Centro Congressi dell'Eur, 100 investitori, 40 fondi ed angel, 8 start-up finalisti, oltre 1000 partecipanti. Ma com'è strutturata la giornata? Dunque, noi in questo momento ci sono le presentazioni dei finalisti, appunto in 7 minuti devono raccontare nel modo più efficace possibile la loro idea. Prima abbiamo avuto una serie di tavole rotonde in cui si è parlato del mondo delle start-up in Italia e delle differenze tra quello che avviene in Italia e quello che avviene all'estero. Ancora ovviamente c'è una bella differenza e stiamo cercando un po' di adeguare il nostro ecosistema a quello dei paesi più avanzati. E nel pomeriggio poi sentiremo anche qualche storia di studenti che hanno fatto la loro impresa negli anni passati e ci faremo raccontare quello che è successo. Infine, e questo porta anche una parte importante, racconteremo un altro mondo che è molto collegato, che è il mondo dei makers, cioè giovani che sono appassionati della tecnologia ma che non si limitano agli aspetti virtuali della digitale, ma cercano di unire la parte, diciamo, artigianale dei prodotti con la parte digitale dell'informatica. I makers sono forse una moda, comunque una tendenza che è arrivata anche in Italia. In autunno ci sarà la più grande fiera dei makers, quindi ragazzi che con le loro stampanti 3D o con altre tecnologie realizzano oggetti intelligenti, e quindi anche con questa finale di Innovation Lab vogliamo utilizzarla un po' come volano di quest'altro mondo che è importante e che in qualche modo fa capire ai ragazzi che esistono opportunità anche in campi che possono sembrare antichi come quello dell'artigianato. L'Italia non è un paese per giovani. Che consiglio si sente di dare a chi volesse mettersi in gioco nel campo dell'impresa? In realtà l'Italia può avere molte opportunità, una delle testimonianze di oggi lo hanno detto, perché c'è mercato, c'è domanda e ci sono molti talenti, molto giovani. Quello che manca è la mentalità, quindi forse la cosa migliore che suggerisco ai giovani non è quella di trasferirsi all'estero, ma di andare all'estero per acquisire mentalità, stimoli e idee da poi cercare di applicare in Italia. Quello di cui noi abbiamo bisogno sono i modelli di pensiero e gli atteggiamenti dell'estero, perché per quanto riguarda talenti, risorse, in realtà abbiamo tutto, basta metterli a fattor comune per un risultato comune.